My human flesh is my covering. Perché queste sono tutte e due coperture, sia che uno è coperto da corpo umano, corpo di animale, solo una copertura di carne. Maybe we get so many animals' life. Noi possibilmente abbiamo già avuto tante vite da animali. Because we are soul, we cross from the animal bird, human bird, and different life, and we come to this human life. Perché noi siamo venuti da tante vite passate, siamo passati in corpi di animali e adesso siamo arrivati in questo corpo umano di vita. They have all things, they eating, they also sleeping, they have also sexual desire. Loro pure mangiano, dormono, hanno vita sessuale. But they have no consciousness. Ma non hanno. They are not intelligent. They don't understand relationship. Loro non hanno coscienza, perché non hanno una forte idea della relazione. The only difference is this, the covering. Because of the covering, they are so ignorant, they no understand relations, and they not understand they are so. Perché loro sono più coperti degli esseri umani, per questo non hanno coscienza della loro relazione e di chi sono loro. Everything is similar. Ma tutto è simile. They have also loving behavior. Per loro hanno una relazione d'amore. They listen the love also. Loro capiscono l'amore. So only their consciousness is not there. Solo la coscienza non è là. Like you in the child, they are not also conscious. Come in una stanza che ci sono molti bambini, anche loro non hanno una grande coscienza. But how you behave like a child. So, if you are Krishna conscious, means you are conscious with Krishna, means you are conscious with yourself, then you can become Krishna conscious. Se tu invece sei cosciente di Krishna, sei cosciente di te stesso, questo significa che sei cosciente di Krishna. So, then, our, what is my feelings, we have to see Krishna in all living entity. Perché così ognuno di noi deve avere il sentimento di vedere Krishna in ogni essere vivente. Questa è la coscienza di Krishna. And care him like your child. Child is also human. He is not human. Actually, he is a his soul is there. Because of soul, Krishna is living in all living entities. Tu devi essere, ti devi prendere cura di loro, perché in loro c'è Krishna e c'è la coscienza di Krishna, c'è l'essere vivente. Why Prabhupada is writing in Prabhupada? To take care like a child. Perché Prabhupada ha parlato nel commento che ti devi prendere di loro come se fossero dei bambini? But in child only they have ignorance. Perché i bambini sono sotto la condizione dell'ignoranza. That is Krishna consciousness. Questa è la coscienza di Krishna. Means you are conscious with your spiritual identity and you see Krishna in all living entity. Tu devi essere cosciente di Krishna, devi capire chi sei te, capire la tua natura e devi capire che in tutti gli altri esseri viventi c'è Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. Yes. Unfortunately, modern society has devised many means for killing animals in different forms of life. For example, in the agricultural fields, there may be many mice, flies, and other creatures that disturb production, and sometimes they are killed by pesticides. In this verse, however, such killing is forbidden. Every living entity should be nourished by the food given by the Supreme Personality of Godhead. You see, the Creator, how much He created the food for all
living entity. Il creatore ha creato cibo per tutti gli esseri viventi. When the child is born, he creates the milk in the breast of mother. Quando nasce un bambino, la natura crea il latte nel seno della madre. The mice, they have in the field home, and they keep the food for 6 months inside that. E la madre dà cibo al figlio per 6 mesi nel suo... I topi. I topi sul campo, è la loro casa, e prendono il cibo e Conservano il cibo e lo conservano per 6 mesi. Dico, come i topi che prendono cibo per 6 mesi, lo conservano e poi per dare da mangiare ai loro figli. So everyone has a food for the life. Tutti quanti hanno cibo per la loro vita. So merciful, air to breathe, water to drink, everything is a great mercy. Tutta misericordia di Dio, mangiare, bere, respirare, tutti hanno queste cose. So we have to avoid for our benefit to kill other animals. Means you are not conscious with the living entity. You not see your living entity, so you are not seeing in the animals living entity. Noi dobbiamo cambiare idea riguardo al fatto che noi dobbiamo fare solo per noi stessi. Noi dobbiamo essere coscienti che tutti gli esseri viventi hanno diritto a vivere. E se noi non vediamo la nostra entità vivente dentro di noi, non lo vediamo negli altri e allora uccidiamo altri. Aggiungo solo se porteva bene, aggiungo quando mi sembra che manca qualcosa. Human society should not consider itself the only enjoyer of all properties of God. Rather, man should understand that all the other animals also have a claim to God's property. Yes. We think we are the enjoyer. This is my property. This is my thing. But no, they all is created by Lord Krishna. And everyone has a right to live and eat and drink. Everything is managed by him. Noi pensiamo che siamo i beneficiari, i benefattori di ogni cosa, ma ogni cosa è stata creata per il beneficio di tutti gli esseri viventi. Questa è la volontà del Signore, la sua misericordia. So you see the consciousness. Every moment you can keep your consciousness. Noi dobbiamo vedere la coscienza e dobbiamo mantenere la nostra coscienza. You can realize yourself, your identity, and you can realize by that identity the Creator, the Krishna, in every place. Se noi siamo coscienti della nostra identità, siamo anche coscienti delle altre identità che Krishna ha creato. That is Krishna consciousness. Questa è la coscienza di Krishna. In this verse, even the snake is mentioned, indicating that the householder should not be envious even of a snake. If everyone is fully satisfied by eating food that is a gift from the Lord, should there be envy between one living being and another? Living being, you see. If you are living being, how you can become envy with other living being? Se tu sei un essere vivente, perché devi diventare invidioso degli altri esseri viventi? Because we become envy because we not see living being. Perché noi diventiamo invidiosi? Perché non vediamo gli altri esseri viventi. What we see? My flesh, my senses. Perché noi vediamo la nostra carne, i nostri sensi. I see the flesh of the snake. Tu vedi la carne del serpente.
I remember one story about the snakes. They give mercy. Snakes give mercy. Maharaj racconterà una storia di come un serpente era misericordioso. My very very forefathers, they was living long time, 8-10 generation before, they was staying in the UP area. Antenato di Maharaj molti anni fa viveva nello UP. They start coming because there was fighting in between the kingdom. So they are supporting one king, so they have to run away from their place. Allora c'era una guerra in questi regni, allora lui voleva andare via da questa situazione. On the way they see the snake. E sulla strada vide un serpente. And in the snake on the head it was money, is a lighting, is a very costly stone, lighting money. E questo serpente aveva una delle monete molto luminose di valore sulla testa. And a snake and the female snake both was there. C'erano due tipi di serpenti, no? Il serpente e la serpentessa. So there was little physically consciousness, they was worried in this. That what will happen. E lui diventò cosciente di questo fatto e rimase sorpreso. Dice, che succede? But they escaped and they went out. E lui se ne andò via, si era preoccupato. Loro si sono anche un momento, avevano paura che cosa succede adesso, però i serpenti sono andati via. So my English is bad, so no. Perché devo translate word by word, ma this proper. I think summary. They. So they escape and they went. And they went and talk with the astrologer. What is the meaning of this? E lo sono andato da un astrologio, hanno chiesto per interpretare questa situazione. So they say, you are very lucky, you see a snake, male and female together. Dice, tu sei stata una persona molto fortunata nel vedere serpenti maschio e femmina. They become very difficult because they leave everything and run away from there. So they have very bad situation. So they say, you are going to become king. You say, what, you are crazy? Impossible. He say, you got the mercy. Dice, lui era preoccupato, però vedendo questo dice, non preoccuparti che tu sei una persona molto fortunata, non preoccuparti. Loro sono scappati via, no? Perché c'era questo litigio, e però l'astrologo ha detto, no, tu diventerai il re. E loro hanno detto, ma come? E l'astrologo ha detto, sì, perché tu hai ricevuto la misericordia. And if you staying there of feeding to them, unexpected, what is going to happen in your life, nobody can say, but sure you are going to become king, because you see the circumstances. Dici, tu non riesci a capire questa situazione, ma tu non preoccuparti, sicuramente diventerai re. And the moment when they reach there, in no time they become king, you know. E come arrivò dove doveva arrivare, diventò re. They'll write this in their history, their life. Questo è scritto nella storia della sua vita. So where and when mercy will come, we don't know. Noi non sappiamo quando verrà la misericordia, quando verrà. I'm telling my life, one day I was sleeping in my room, where Balramji was sleeping, you know, that was my room. Questa è una storia di Maharaj personale, che lui dice, lui dormiva nella Vrindavana, in una stanza dove viveva questo suo confratello che si chiamava Balaramji. He knows because I reference. So there was a floor was full of sand, I keep sand, Jamuna sand, and the Govar Mati.
Questo posto, dice che Ananta conosceva questo suo confratello, Balaramaji, era questo posto, era, c'era la terra dello Yamuna e le mura erano coperte di fango. In night time I wake up for the bathroom and I see two snakes, male and female, they are like together. Eppure Maharaj si alzò di notte per andare al bagno e vide due serpenti, maschi e femmine, che stavano là. I was very nervous. E Maharaj diventò un po' nervoso. Where the snake? Really two snakes. Erano due serpenti, veramente. Only they come to giving mercy to me. Loro erano venuti per dare la loro misericordia. I cannot understand. I went run away from there, but I don't deserve anything. Non pensava che era una misericordia per lui e pensò di andare via. And after that moment, everything start changing in my life. E da quel momento anche nella vita di Maharaj cambiarono tante cose. So we don't know from where Krishna wants to give us mercy. Noi non sappiamo da dove Krishna e quanto Krishna darà la sua misericordia. By our ignorance, because we are not conscious with our spiritual identity to feel them. Perché noi a causa della nostra ignoranza non siamo coscienti e non abbiamo il sentimento di capire le cose. So always, this is the Krishna consciousness, so merciful, that you be always conscious, always you will see the Krishna. Questa è la coscienza di Krishna, che noi dobbiamo essere sempre coscienti e vedere tutto in coscienza di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. In all living entities. In tutti gli esseri viventi. Animals, bird. In tutti i tipi di animali, esseri viventi, uccelli. In modern days, people are very much inclined toward communistic ideas of society. But we do not think that there can be any better communistic idea than that which is explained in this verse of Srimad Bhagavatam. Even in the communistic countries, the poor animals are killed without consideration, although they also should have the right to take their allotted food with which to live. In communist, what is there? They want to give to everyone to eat food and live nicely. Poi i comunisti vogliono dare cibo a tutti e dare la possibilità di vivere bene. And this is so high the mercy of the Krishna consciousness that you have to give the place to live everything. E questo è anche lo scopo della coscienza di Krishna, di dare posto a tutto e risposte e rispetto a tutti. You are not respecting that human body, you are respecting to the soul and respecting because Krishna is living and looking to that soul. Tu devi avere rispetto di tutto e devi capire che in ogni corpo c'è l'essere vivente. In this way, you are always conscious. Così tu in questo modo sei sempre cosciente. I want to share some feeling of Panchatattva to you. Panchatattva is the most important thing in our life to keep the picture of Panchatattva in our home, everyone. Maharaj vuole esprimere il suo sentimento riguardo al Panchatattva e uno deve sempre avere una foto del Panchatattva. You see? Mahavishnu, Advaita Acharya. Ci abbiamo Mahavishnu che è Advaita Acharya. What is meaning of Mahavishnu? We have to go more details. Explain something
more details about Mahavishnu. Noi dobbiamo capire in profondità, quando diciamo Mahavishnu, nei dettagli, il significato. Say, you know Mahavishnu? Yes. Yeah. Explain Ananta Prabhu. Please, no, it's sharing. I'm not a preacher, you know. You are my elder brother. I see you, and by your, you inspired me so much. So share, we are sharing Mahavishnu. Try, many are not knowing that tattva. Mahavishnu, Advaita Acharya, incarnation. English and Italian both. No, it's difficult. You know, somebody will translate. Sì, Maharaj ha detto che vuole che Ananta spieghi, almeno ci provi a spiegare qual è il significato, no, di Mahavishnu secondo la sua visione della cosa. Mahavishnu è il creatore di tutti gli esseri viventi, che ha manifestato tutti. Mahavishnu is the creator of every living being and he did manifest le anime condizionate in questo mondo materiale. The conditioned soul, the conditioned soul in this material world. E poi then il Signore si è manifestato in altre forme. He is the Lord, he did manifest himself in other forms. Fino a entrare nel cuore di tutti gli esseri viventi. And he did also enter in the heart of every living being. And little I want to add means even he is Sadashiva. He is Shiva also. Mahavishnu means Shiva Shakti is also there, Vishnu Shakti all together, more together. Sadhu Maharaj, you can see Shiva also and Chiro Sai Vishnu, Garbo Sai Vishnu, Karno Sai Vishnu, all Vishnu Shakti is there. E quindi Maharaj sta dicendo che in Advaita Acharya, quindi in Mahavishnu, c'è anche Sadashiva, e voi potete vedere tutte le varie apparizioni di Vishnu, Kshirodakshaya Vishnu, Karanodakshaya Vishnu, poi non mi ricordo. Grazie. E insieme anche Shiva, dentro Mahavishnu. So there is nothing left. Quindi non c'è niente che è lasciato fuori. Brahma is coming from Nela Vishnu, so everything is there. E quindi c'è tutto dentro, perché anche Brahma viene dall'ombelico di Vishnu. Right. Giusto? And he invite to come Gauranga. E è lui che invita Gauranga a venire in questo mondo. And he is the oldest in whole. E lui nel gruppo del Panchatattva è il più vecchio. Il più anziano, scusate. Yeah. You see white boy. Perché ha la barba. Vedete che c'ha la barba bianca. And he is what he is doing. E cosa sta facendo? Doing pranam to Gauranga. Lui sta facendo Nityananda and Gajadhar. Lui sta facendo gli omaggi a Gauranga, Nityananda e Gadadhara. So what is meaning? Quindi qual è il significato? And you see the Srivas. E voi vedete anche che c'è Srivas. Qual Srivas? Chi è Srivas? Narada. È Narada Muni. Yes. He is the very close and he helped to the ignorant people. He goes to the home there and he take out from the ignorance in goodness in the lotus feet of the Lord. Lui è molto vicino, lui addirittura va in casa della gente che è sotto l'influsso dell'ignoranza e li porta nella virtù e li porta ai piedi di loto del Signore. And for us, e per noi, Gaudiya Vaishnav, Srivas Angan is the most important place for Yoga Pit. E per noi della Gaudiya Vaishnava Sampradaya, Srivas Angan è un posto molto importante dello Yoga Pit. If you want to develop your spiritual consciousness in higher stage, se volete sviluppare la vostra coscienza spirituale ai livelli più alti,
you want to go in the deep meditation of Astyam. Quindi dovete andare nella meditazione approfondita dell'Astyam. Astyam. Astyam. Astyam means 24 hours. E significa questo termine. You want to be in that meditation. Significa 24 ore, significa essere in questa meditazione per 24 and ore. And if you want to go from God Lila to Brajalila. E se volete andare dai divertimenti di Chaitanya ai divertimenti di Krishna, you have to understand Srivasagar. Bisogna, you have to be there to come to the Brajalila. Bisogna capire lo Srivasagar, anzi bisogna esserci a quel livello per capire la Brajalila. To enter in Brajalila, Srivasagar is the place where through that you can enter. E se uno vuole entrare, se uno vuole capire la Brajalila, Srivasagar è il posto per entrarci dentro. So, quindi both what they are doing. Quindi entrambi cosa stanno facendo? Praying to stanno pregando. Gauranga, Nityananda, always worshiping. Loro stanno di continuo, cioè sempre, costantemente pregando Gauranga e Nityananda, sempre adorando. Advaita Acharya. Advaita Acharya. Srivas. E so, Advaita Acharya e Srivas, questo è quello che fanno. Costantemente adorare Nitai Gauranga. Gajadhara also. E anche Gadadhara. Now you come to Gajadhara. E ora parliamo di Gadadhara. What is the Gajadhara? Dice, chi è Gadadhara? Radharani. Ah? Radha Shakti. È Radha Shakti, Gadadhara. Radha Shakti. What is Radha Shakti? Cos'è Radha Shakti? La Radha Shakti. Amore. Love. È l'amore. Energy of Radhika is love. L'energia di Radhika è l'amore. The empire of Brasuhan, king of Radhika's father, was bigger than the Nanda Baba. Il regno di Vrishabhanu, che era il papà di Radharani, era molto più grande del regno di Nanda Maharaj, che era il padre di Krishna. Right, giusto o no? What is that kingdom of Brisavan? Is a bigger king than Nanda Baba. Dice in cosa consiste questo regno di Vrishabhanu, che lui era un re più grande di Nanda Maharaj. Why? Perché? Because he is the father of the daughter who is love, who appear in the form of Radhika. Perché lui è il padre, perché di questa figlia, che è l'amore che è apparso nella forma di Radharani. You see how this is bigger. Dice, lo vedete che è più grande. Human. Gli esseri umani. 50% is atheist. Il 50% degli esseri umani è ateo. They don't believe in God. Non credono in Dio. And 50% they believe. Il 50% crede in Dio. But animals and birds, they don't know about the God consciousness. Però se uno poi nel numero ci mette anche gli animali, gli uccelli, eccetera, eccetera, loro della coscienza di Dio non sanno assolutamente niente. Right. Giusto o sbagliato? God is there, but I don't know. Dio c'è, però io non lo so. I don't believe, I'm atheist. I don't believe in God. Io sono ateo, non credo in Dio. So, empire of Nanda Baba is smaller. Quindi il regno di Nanda Maharaj è piccoletto. È piccolo. È più piccolo. And the Brahman empire, even the animals knows about love. Invece, per quanto riguarda l'impero di Vrishabhanu, il padre di Radharani, perfino gli animali conoscono l'amore. Fly also talk if they feel your love.
They also has exchange of love. Anche le mosche riconoscono il nostro amore. Anche loro possono avere scambi d'amore. Plants also. Le piante. They feel if you have a good vibration, they feel and grow more. Anche le piante, se uno ha una buona vibrazione, loro lo sentono e crescono di più. The kingdom of Vrishabhan. Quindi il regno di Vrishabhanu is bigger than kingdom of Nanda Baba. E quindi il regno di Vrishabhanu è più grande del regno di Nanda Baba. This Radha Shakti. Questa è la Radha Shakti. Is amor, love. Amore, love. And that is Gajadhar. E questo e questa energia, questo amore è Gadadhar. Giving to Gauranga and giving to every living entity in this universe. Questo amore. Radha Shakti means the love is the Shakti of Radhika. Queste, only one Shakti she has to kindness of giving love and mercy and forgiveness. Quindi questo amore che viene dato a tutti e l'amore è praticamente l'unica energia che ha Radharani e questo viene condiviso con tutti quanti. So. Yeah. And e Gauranga. E poi c'è Gauranga. Who is Gauranga? Chi è Gauranga? Gaur. Radhika. Gauranga e Radharani. And Nityananda. E chi è Nityananda? Is Anang Manjari. Nityananda è Ananga Manjari. Is Guru Tattva. Lui è il Guru Tattva, il concetto del Guru, il principio del Guru. Andare Nitai, Bahare Nitai. Is inside and outside both. Quindi lui è sia internamente che esternamente, il Guru Tattva. Quindi lui è il principio del Guru sia sia internamente che esternamente. He is in non-living entity and living entity. Ah, Nityananda è sia nelle entità viventi che nel non vivente. He uses all non-living entity for the Lord. Lui utilizza Sankarshan, Shakti of Sankarshan. E lui c'ha questa energia di Sankarshan, cioè lui usa tutto ciò che è non vivente al servizio del Signore. He bring every non-living entity in the service of the Lord. Lui porta ogni cosa che è non vivente al servizio del Signore. He is in the form of the city. Lui è nella forma, per esempio, della città. And he is the also living person is also he live there in a form of Nityananda. E anche lì c'è vive interiormente la forma di Nityananda. C'è Nityananda dentro. All the beds, chairs, sofa, everything you have to feel is a Nityananda. Quindi lui in tutte le cose, anche nelle sedie, nel divano, uno deve sentire che c'è, che lì dentro c'è Nityananda. If you want to clean and keep it nice, Nityananda mercy will flow to you. Dice, se, da quello ho capito, se uno tiene le cose pulite e a posto, arriverà a voi la misericordia di Nityananda. Teaching, l'insegnamento, and bringing to the Lord as the Anang Manjari. Gopinath, you know, go to the Gopinath temple, you see Radharani leave her place for Anang Manjari, Nityananda. Quindi se voi andate al tempio di Gopinath, vedete che Radharani sta insieme ad Ananga Manjari, che Ananga Manjari poi è Nityananda. So this all three is Radha Tattva.
Quindi queste tre figure centrali fanno parte del tattva, del principio di Radharani. And this Mahavishnu and Shivas, they all praying for this, of this realization. E Mahavishnu e Shrivas stanno pregando per ottenere la loro realizzazione. This is the great mercy of Gauranga. Questa è la grandissima misericordia di Gauranga, di Chaitanya Mahaprabhu. My room there was not Panchatattva picture. In your room there was not. No, before it was in a big hall. So my god brother say, bring Panchatattva and give it. Era nella stanza di Maharaj, Sadhu Maharaj, non c'era una fotografia una figura del Panchatattva. Un giorno è arrivato un suo confratello, prenditi la foto. Everyone to keep everyone in home Panchatattva. E quindi come Maharaj ha avuto questo suggerimento, lui sta chiedendo a noi che in ogni posto, che in ogni posto ci sia una foto del Panchatattva. By the mercy of Panchatattva, always you will live in consciousness. Perché per la misericordia del Panchatattva uno può vivere costantemente nella coscienza. Anant is so fortunate. Dice Ananta è fortunatissimo. It's open for everyone. But you are so fortunate, you are close. You is so much intense love you have. Allora, for Panchatattva. Ananta dice questo posto è aperto a tutti. Però Sadhu Maharaj replica, però tu sei particolarmente fortunato perché hai in questo modo coltivi un amore intensissimo, perché ti accetta come amore, come amante, non so, come ha detto, intimo, privato, eccetera. Private. Come tuo privato amante del Panchatattva. Privato amante del amante, privato del Panchatattva. You are taking so much pain. Ti sei preso così tante scocciature, tanto lavoro, dolore per il Panchatattva. Bene, la cosa più semplice. Già. Bravo. We are so lucky. We are here. And we have to feel the mercy of Panchatattva. Noi siamo fortunatissimi ad essere qui e dobbiamo sentire la misericordia del Panchatattva. Whole universe. Tutto l'universo. And Narada, Guru, they all worshipping of this divine Radha Shakti. Quindi noi vediamo che tutto l'universo, quindi Mahavishnu, Radha Rani, Gauranga is Radhika. Quindi sia Mahavishnu che il maestro spirituale originale adorano questi tre principi di Radharani. And Anangamanjari, try to know, it will not understandable easily. Try to go through the any books and things, and when it will be crystal clear, you will always in consciousness. You e cannot. Quindi, you try to be unconscious, it's not possible. E quindi Maharaj dice che è un principio abbastanza difficile, però cercate di leggere i libri dove questo principio è scritto e arriverete al punto che quando sarete così coscienti che quando cercherete di essere incoscienti non vi riuscirà. Grande misericordia. All Chaitanya Charitamrita. Tutta la Chaitanya. The glories of this five tattva. You bring in Chaitanya Charitamrita, you will understand very crystal clear. So beautiful. Dice, great mercy. Dice la Chaitanya, nella Chaitanya Charitamrita diventa, se uno insomma la studia, diventa proprio chiaro come il cristallo che la Chaitanya Charitamrita consiste tutta nell'adorazione di questi cinque tattva, di queste cinque verità. This is Radha Darshan. Questo è Radha Darshan. Questo è una Darshan di Radharani. Gaur
come to make you to Radha Dasyam, there is no way of escaping, you know? E dice qui è arrivato Goranga e ci ha voluto dare la manifesta, ci ha voluto mostrare Radharani, non c'è modo di scappare. How you will know Krishna, Hari? Come he fai? Is inside. You have to know outside then inside. I have to come outside of this place. Dice se te vuoi conoscere Krishna, Krishna è dentro, però prima devi conoscere il fuori. Io of this campus. Per venire in questo posto, in questo complesso di costruzione. Then I enter in the temple. Prima sono venuto da fuori, poi sono entrato and nel outside tempio. Is Radhika. E fuori è Radharani. Then you can go to see Hari. E allora dentro poi vedi Hari. Gaura Hari. Infatti diciamo Gaura Hari. Thank you. Maharaj, ringrazio. Hare Krishna.